Questo programma è offerto da Hair Design and Beauty, salone specializzato negli effetti speciali. Ci trovi in via Rico Toti 23 25 alle Mezze Terme. Telefono 0968 28 208 oppure 335 66 08 950. Sapori d'altri tempi, dal 1964. Salumi Mena, eccellenze regionali. Sapori d'altri tempi, anche degustando salsa Menteria. Piazza Ardito 5, La Mezza Terme. Telefono 0968 200 267. Pizzeria La Rustica, telefono 0968 27 35 2. Ci trovi in Corso Nomistrano 7, alla Mezza Terme. AG, camicerie su misura. Ci trovi in Corso Giovanni Nicotera 152, La Mezza Terme. Total look, uomo e donna. Camicie su misura, linea mare. Seguici sui nostri social. Buonasera a tutti e a tutti i telespettatori. E fra poco va in onda Sanremo a modo nostro, che conducono Giovanni De Grazia, Maria Chiara Caruso, con la partecipazione di Francesco Sacco e la partecipazione del sottoscritto Albino Ambrosio, sono in regia di Paolo Sacco e Antonio Mercure direttore artistico Marco Cimino, e saluti. E chi può dire saluti? Perché ci ha messo saluti, caro? E che cinge nei saluti? È una cosa seria. Che ripeti, allora, non è che cinge a saluti. Quando al suo ciak, ripeti tutto dal campo, postato, postura, postura. Postura, un farugli. Ripeti campo, no, ma però Jack non può posturare. No, sfotturare. Posso andare, ragazzi? Ehi, saluto di alto, Albino. E faccio buonasera. Buon divertimento. Buonasera. Sì. Vado? Vado. Buonasera a tutti. Fra poco va in onda Sanremo a modo nostro, che conducono Giovanni De Grazia, Maria Chiara Caruso, con la partecipazione di Francesco Sacco e il sottoscritto Albino Ambrosio. E Casono, ecco questa parola, Casono, che vuol dire Casono? Vabbè, c'è scritto di Albino Ambrosio, che sono io. Ah, che vado per la terza. Lo sa, c'è Albino Ambrosio, lo sa che sono sotto. Postura, sì, per la terza volta. Vado. Sa di ripetere. Avete detto bene. Stai tranquillo. Ciao. Buonasera a tutti i telespettatori. E va in onda fra poco Sanremo a modo nostro, che conducono Giovanni De Grazia, Maria Chiara Caruso, con la partecipazione di Francesco Sacco e Albino Ambrosio, che sono io. Poi regia di Paolo Sacco e Antonio Mercuri, direttore artistico Marco Cimino. Comunque diciamo, seguiamo durante il nostro Sanremo, anche Sanremo di Sanremo. Ma scrivete meglio, no? Scrivete meglio, dai, perché tenga la cosa. Ma vai andare a fare in troppa nausa, sì. Ma piglia più. Mamma mia. Vado? Un po' postura. Postura. No, mi faccio fare molto. Quinta, ultima buona. Buonasera a tutti i telespettatori. Questa sera va in onda alle ore 21 circa Sanremo a modo nostro. Conducono Giovanni De Grazia, Maria Chiara Caruso, con la partecipazione di Francesco Sacco e il sottoscritto Albino Ambrosio. Regia di Paolo Sacco, Antonio Mercuri, direttore artistico Marco Cimino. Poi seguiremo il 71esimo Festival della Canzone Italiana, fino a che vediamo chi vincerà. Io gli do gli auguri ai nostri
le nostre partecipanti della canzone italiana, veramente, che è importante. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao a tutti. Ah, meglio di chi che io. E dallo studio 1 di Globo TV va ora in onda Sanremo a modo nostro. Conduce Giovanni De Grazia. Francesco, detto anche Cicciuzzo Sacco. Albino Ambrosio. E la strepitosa Maria Chiara Caruso. No, buonasera, buonasera a tutti. Ultima serata di questo Sanremo a modo nostro. Stasera avremo veramente tante, tantissimi ospiti. Tantissimi. Faremo notte tarda, saremo in collegamento finché il festival non finisce. Eh già. Perciò saremo 5 ore in diretta. Vi raccomando, saremo incollatevi al televisore Globo TV Calabria 1, vi raccomando. Che ne vedete dei tanti belli questa sera. C'è anche su STV. Ospiti speciali, va bene? Facciamo così, Albino. Ricordiamo dove potersi incollare al televisore 112 del digitale terrestre, STV, 628 del digitale Globo TV, e ci sono anche i nostri canali social, quindi le pagine Facebook, Instagram di STV e di Globo TV e di La Mezza Strada, che trasmetteranno la finale nostra, a modo nostro, del Festival di Sanremo di questa 71esima edizione. Noi non vediamo l'ora perché Giovanni è già partito, il Toto Sanremo in studio. Esatto, esatto. Volevo fare i complimenti alla signorina, buonasera, che avete visto prima che noi andassimo in onda, sì. Albino Ambrosio, che ha presentato, diciamo, la serata. Sì, esatto. Perciò, insomma, me lo sono perso. Veramente, la signorina, buonasera. Il signor, buonasera, diciamo. Eh sì. Bravo. Beh, intanto ricordiamo anche il numero telefonico, Giovanni, per mettersi in contatto con noi, il 379-154-9644. Anche perché, qualora foste interessati, stasera, come ogni sera, ci sarà il nostro gioco dei pacchi, che Albino adesso vi spiegherà. Come funziona il gioco dei pacchi, Albino? Come funziona questo gioco? Dai. Funziona così. Sì, come? Abbiamo 6 pacchi, dagli 1 al 6. È il mio 7. Dovete chiamare di casa, è giusto che dovete chiamare. Sopra impressione della televisione. Come avevi detto tu? Sopra. Il tuo dubbio era con? Prova. Comunque, sopra. Sopra impressione. Escono 6 artisti con me. 7 artisti cantanti, va bene? Scegliete un cantante e poi mi dite il numero dei pack. Che no? Ci sono ricchi premi e cotiglioni. Che ci sono ricchi premi e cotiglioni. Perfetto alla prima. E finalmente, e poi ricordiamo anche che io ho tutto in scaletta qui scritto, che ovviamente stasera ci sarà il vincitore del festival, della prima edizione di Santo di Doro Festival. Perciò, che in questo momento avete in vantaggio Albino. Sì, Albino Ambrosio. Però si potrebbe capovolgere tutto. Esatto.
con le vostre reaction ovviamente su Instagram, lo vedete, ecco queste le reazioni che avete inserito voi da casa, continuate a votare personaggi perché a fine della serata decreteremo il vincitore. Posso dire una cosa al riguardo? Secondo me lui ottiene tutto questo successo più che per la qualità della sua esibizione musicale, che è davvero terra terra. È bello. Come bello? È bello. Terra ma lui ammette, sei tu. Ma che è un personaggio ormai. Ma io sono terra terra. Però tu devi mettere l'arte davanti al personaggio, non essere come Achille Lauro. Però questa sera, alla facciazza tua di Sacco Francesco detto Ciccio, alla mia, avremo tre collegamenti intercontinentali con i fan club di Albino, avremo un collegamento durante la serata con il fan club Argentina di Buenos Aires di Albino, fan club di Toronto di Albino, l'altro mondo, e il fan club dell'Australia, perciò esatto, ci colleghiamo con tutti i continenti perché Albino ha i fans in tutto il mondo. Esatto, esatto, esatto. E dimenticavo come anche, ti fa sentire questa dimenticavo cosa, anche i ragazzi che studiano a Londra, tutti i calabresi che studiano a Londra, che ci hanno chiamato stasera. Come ti fa sentire avere tutti questi fan, questa schiera di adepti? Tutta questa bella gente che mi vuole bene, io non lo so che cosa gli ho fatto. E si togo, si nuove giorni togo. Stasera un'eleganza strepitosa. Saluto a tutti. È togo, sì, è giusto. Il dottore, già chiama il dottore. Dottore, ditemi. Dottore. È una telefonata. Abbiamo già un partecipante. Prima telefonata, Albino, vai. Vai, pronto. 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 Pronto, che parla? E sono Margherita. Margherita. Come la canzone di Corteo. Della Mezia? Margherita. La sentiamo male, Margherita. Chiedo scusa, signorino o signora? Ma cosa ti frega? Signorina. Allora, domanda se vuole dire l'età. Fai domande. Allora, signora Margherita, da dove chiama? Da dove chiama? Signorina Margherita. Dalla Mezzia Terme. Esatto. Bene. Allora, perché avete chiamato? Per il gioco? O per sì, me? Sì, per Per il gioco. Vuole allora giocare. Spiega alla signora Margherita come funziona e inizia a giocare. Va. No, qua abbiamo 6 pacche, dall'1 al 6, più il mio che è il numero 7, che lo faccio vedere. E poi escono gli artisti. Eccoli qua. Puoi ricordare gli artisti? Con Mario Mazzè, Albino, hai scordato qualcosa però. Hai scordato qualcosa? La sigla. Allora canta. Lanciala. La sigla? Ma mi ha trovato questa sigla, è bellissima. Allora, Margherita? Sì? Scegli un artista. Allora, riepilogo ai cantanti prima. Sì, Marco Masene. E Elodie. Allora, Elodie. Ancora non l'hai. Bertè, Franco Gabbani, no. Francuzzo, sono amici, Francesco Gabbani, e chi è che è? Diodato, vincitore lo scorso anno, sottoscritto Albino Ambrosio, sì, e poi abbiamo Arisa. Quale di queste cantanti artiste sceglie? Loredana Bertè. È il numero. È un numero. Il numero. Da 1 a 6. 1. 1. Ah, andiamo con il numero 1. Dire il cazzo. No, io devo aprire però. Aspetta. Silvia, è un po' di suspense. A proposito, Margherita. Margherita. Parla, cosa devi dire? Margherita, vuole cambiare il numero con il mio, il numero 7, vuole cambiare o si può tenere il numero 1? Ma questa domanda... O è il numero 7 che è mio o è il numero che ha scelto... Abbiamo i tempi, Margherita!
no, no, ci... no, numero uno. Sì, cioè, tiene l'uno, vai. Allora, tiene l'uno. E io lo apro. Albino, vediamo chi c'è, chi si nasconde dietro sotto il numero uno. Avrai indovinato la signora Margherita, Albino? No. No. Cara signorina Margherita, hai sbagliato. Ci sono io, c'è la mia faccia. Niente, purtroppo signora Margherita ha perso. Ma... No, ma per, siccome siamo buoni. Albino, signorina Margherita, dato che siamo buoni, che è stata la prima, il palco è il vostro. Quando volete, venite pure ritirare. Cosa c'è nel palco? Cosa c'è nel palco? Vediamo che cosa c'è. Pronto? Io avevo scelto un cazzo. Ma voi chiudono che pare che c'è tesoro. Albino, la signora sta parlando. Mi dica, signora Margherita. Mi dica. Ho detto che c'è il cantante, no? Il presentatore. La signora aveva stai detto. Stai ascoltando? Prego, signora Margherita. Prego. Ditemi. Signora Margherita? Cantante, no? Il presentatore. No, lui è un cantante. Lui è uno dei big. Ah. Signorina Margherita, mi dispiace, lei sta sbagliando. Ha detto che lui non voleva il presentatore della serata, voleva il cantante, ma Albino è un cantante. Io sono un cantante. Tra poco arriverà anche l'Albino cantante. Cantante. Non è un vedete problema. Con una bella canzone. Allora, facciamo così, facciamo vedere. Allora, c'è una bella tazzina. Di che cosa? Bene. Questa è una tazzina di Creta. Vi piace una Creta. Bella tazza e tè. Poi Gagomenda. Creta. Antica, credo, sai, ci sa, ma voi la conoscete. Come no? Perché non dovrebbe? Non so. E che c'è? E poi? Signorina Margherita. Ma tutta sta maglia, vabbè. C'è dobbere, d'amore, c'è atezzo. Salame, diciamo salame. Sì. Bello duro, Non c'è niente da ridere. Signora Margherita, grazie per aver chiamato. Senti, le puoi dire alla signora come fare per recuperare questo premio, Albino? Quando deve venire la signora a ritirare? Ragazzi, perdonami. Abbiamo il calendario che va indietro nel tempo, ma stavolta da febbraio a gennaio, quindi lei ha anche la possibilità di rivivere i primi due mesi del 2021 che fin qui sono stati anche i cani. Ricordiamo che può tornare indietro nel tempo, basta prendere il calendario. Di quale ditta è? Perché ci ha offerti degustando, ci ha offerti i panini, no? Ah, certo. Bugge. Va bene. Signora Margherita può venire a ritirare il suo premio lunedì mattina presso gli studi di Globo TV. Però Albino, chiedo scusa, Albino, devi leggere. Grazie a voi. Che salve! Devi leggere. Buon festival. Di chi è il calendario? Di chi è il calendario? Offerto. Prima mi caccio l'occhiale. Salumi Mena. No. Salumificio Mena. Sapore degli altri tempi. Saluta Sandrino. Salutiamo i nostri amici di Salumi Mena. Pua. Stabilimento via Ponte Sant'Antonio numero 7, la Mezzia Terme. Telefono e fatti, che siete fatti? 0968 200 267. Salutiamo a Sandrino Serra. Infospor Rida Stream. Che stai dicendo? No, non lo so. Di gambe, sta leggendo. Infosto pori da 3 minuti. Vabbè, guarda, non ci mettiamo in queste cose. Va bene, salutiamo Sandro, appunto, e basta. È tutto lo staff. Sì, è tutto lo staff. Mostriamolo, zoomato. Viva. Ma okay. Ci stiamo perdendo a chiacchiere. Esatto. C'è il gennaio 2021, Esatto, c'è il Festival di Sanremo, questa sarà una serata, ovviamente l'ultima serata, la serata finale. Vabbè, commenteremo Giovanni Luc, Albino, ma se stiamo parlando noi, io tu sei microfonato, cioè, la regia. Com'è che sei? Microfonato sono. Com'è che sei? Microfinato. Va così. Il dottore. Una telefonata. Quanti partecipanti? Dottor! Una telefonata! Ma che cazzo stanno squillando? Ti posso suggerire una cosa? È una telefonata che arriva da casa. Rispondi. È una telefonata, pronto? Bravo. Pronto? Ma non ti arrabbiare. Buonasera. Buonasera. Chi parla? Gente malissimo, No, noi la sentiamo bene, benissimo. Guardi. Noi la sentiamo benissimo, veramente. Allora, buonasera a tutti. Buonasera. Come ciao, si chiama? Cristiano. Come si chiama?
Come si chiama? Tiziano. 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 Il nostro Tiziano. Quello che ci ha calato il pacco, che non è venuto. Che sorpresa. Carissimo Albino, buonasera e complimenti a tutti. Grazie. Allora, Tizia, prima di andare al gioco, che sicuramente siete grandi come sempre. Tizia, siccome tu sicuramente vuoi giocare, no? Che sei uno scroccone, lo sappiamo tutti. No, ti volevo dire, come mai ci hai calato il pacco? A proposito dei pacchi, del gioco dei pacchi, non sei venuto l'altra sera quando c'è stato il tuo amico Luca Costa. Non sentiamo... Giovanni, ho avuto problemi di schiena seri, veramente seri. Allora, vabbè, ci stai meglio? Stai meglio, Tiziano? Sì. Adesso siamo meglio, sì, tutto bene. A posto, saluto a tutti voi. Benissimo. Okay. Ma vuole giocare? Tiziano, allora, vuoi giocare? Giochiamo, vuoi giocare, sì, Tiziano? Adesso ci stiamo riprendendo. Vuoi giocare? Sì, voglio giocare perché mio figlio mi ha detto: papà, quella salsiccia è buona veramente. Ha un bel aspetto. Allora adesso comparono i sette artisti. Bravo ad Albino. Vediamo i sette artisti, regia. Albino, però stai dimenticando sempre una cosa fondamentale. La sigla. Ma tu devi dire sigla. Sì, vai, regia, vai. Ma che sei di adesso ritorniamo con il gioco. Allora, Tiziano, scegli un numero da 2 a 6. Bene. Tiziano? Allora, il numero 4. Ma è perché devo usare? Guarda, prendo io, Tieni, ecco qua. Allora, adesso... Compare il cantante. I cantanti. Quale cantante vuoi scegliere tra quelli che compariranno? Ecco, le vedi, no? Quale cantante? Tiziano. Allora, visto che siamo calabresi, scelgo Loredana Bertè. Loredana Bertè. Tutti fan della Bertè. Loredana Bertè. Aspetta, deve decidere se vuole cambiare il pacco. Chiedo scusa, perché io ho il pacco speciale. Questo è un pacco speciale. Tiziano? Dimmi, caro. Vuoi cambiare il pacco tu con il mio? Il numero 7? Ah? Ogni volta che lo sento sto male. Con il 7? Anche tu che mi consigli, ma lo cambio. Non puoi parlare. Io non posso dire niente, se c'è qualcosa meglio del numero 4. Però tu puoi fare questo, pensa di più. Però vediamo. Ma mi sembra che parca uguale, ma un mio pare capisci di più. Il 7 pesa di più però. Allora, lo vuoi cambiare? Per favore, nascondi la fotografia, almeno. Mio figlio ha detto di no. No, vuole tenere confermate il 4. E te ne tieni tu. È meglio che ti piavo meglio. Perché? Hai sbagliato, Tiziano. Ci dispiace. Ma sì. È uscito, come si chiama? Diodato. Non se lo ricorda? Diodato. Diodato Musa. Tiziano, purtroppo non hai vinto. Però guarda, se ne farà una ragione. Mi prendo la responsabile io. La responsabile la prendi tu, la responsabile. Te lo do lo stesso. Tiziano, te lo do lo stesso, va bene? Albino, scusa, però non li puoi regalare tutti a prescindere. Mi hanno fatto un cioleno. Se ti prendi la responsabilità e li paghi tu, La responsabile, sono 45 euro al pacco. Va bene. Allora, apri il pacco. Hai capito cosa ti ha detto il dottore? Accettato. Però mi dici una spesa. Hai capito? Albino, è rompe. È rompe, che mi rompe. Ai, cosa c'è? Che è? Mia mamma che ha vinciuto. Ma Tiziano è ancora in linea? Don Dui. Don Dui, state attento però, che questo... Brucia? Che brucia? Che succede con Don Dui? Brucia San Matteo quando vado bar. Albino. Grazie. Poi che c'è più? Vediamo che ora di cena. Gentilissimi,
Ma figurati, c'è una gianduia, guarda che cosa hai vinto minimo minimo 20 euro di roba. Boh. Ma non si quantifica. Saluta, ringrazio lo sponsor, vabbè. Saluta, salutiamo allora, lo sponsor. Chi è? Sandrino Serra. Chi è degustando. Lo sponsor? Sandrino. Sandrino Serra. Di degustando. Facciamo la cara segna stampa. Infatti. A Sandrino, grazie dei regali che ci fai, va bene? Allora Tiziano, dove può recuperare questo suo premio? Puoi venire lunedì e te lo prendi. Tiziano, e spiegami certo che vengo. Vabbè, ti aspettiamo. Mattina vengo. Saluti a tua moglie e tante salute a mia. E al figlio, no? Ai figli. Che sarebbe mia, sarebbe anche il cagnolino, il cagnolino. Il cagnolino, va bene? Che ci guarda tutti. No, guarda, per un attimo. Scusa, perché tu non saluti mai il tuo cane? Siete grandissimi. Grazie, ciao Tiziano. Non hai mai salutato il tuo cane in diretta, tu ce l'hai. Ma io non lo saluto nello stelle da... Come si chiama? Lo dici da... Stella. Stella è già in trasmissione, già che sta cercando... Mi gioca la Ma si chiama Stella per via del film con Marlon Brando? Per questo si chiama Stella? Ma è una cagnolina veramente. E come cosa? Qual è la peculiarità di Stella? Qual è? È una cosa proprio. Parla. È l'unico cane che parla al mondo. Hanno scorso. Tipo senti che parla. Sono venuto a farmi la trena. Sì. Mario, Giovanni, cose. E c'era mia Stella, erano quasi l'una e mezza, due meno un quarto la notte. Ho preso la Stella, me l'ho presa in braccio, eccetera. Guardate che vi faccio dire buonasera. Sì. Lei, come ho detto questa parola, boh, boh! E quindi ha detto buonasera, no? Ah. È vero, Francesco. Sì. Potete dire buonasera. Sì, è vero. Detto, ma tu hai detto che il cane parla, Alberto. Boh, boh, è abbaiato. No, credo che qualsiasi cane. Suonando con la chitarra l'altra volta, e la faceva. Abbaiare. Allora, facciamo così. Come faceva quando suona la chitarra. Comincio. Allora facciamo una cosa, intanto per gli amici che ci stanno seguendo da casa, in questo momento si sta esibendo Ermal Meta. Sentiamo, sul palco dell'Arson. Pronto? Sì. Dottor. Ecco. Dottor. Questa è Ermal Meta. Aspetta che c'è. Questa è la canzone di Ermal Meta, Albino. È arrivato quasi sempre primo in classifica. Sì, diciamo che è il favorito. Favorito, diciamo tutti quanti, le giurie specializzate, e adesso anche il pubblico. Allora, questo telefono te lo butto dal dottore. Devo rispondere, è maleducato questo dottore. Ma l'ha staccato. Dottore, chiami un dottore. Rispondi, vedi cosa vuole il dottore, per favore. Dottore. Abbiamo un collegamento. Okay. Ma però è chiaro, no? Vabbè, ma non ti arrabbiare adesso col dottore. Intanto noi da qui guardiamo, continuiamo a guardare il Festival di Sanremo, però direttamente dall'Ariston, io non so chi è Giovanni. Chi è stasera? Chi abbiamo? Non ho idea. Questa persona, questo cantante. È un big di Sanremo, chi è? Buonasera, sono Maria. Dovremmo abbassare Ermal Metal. Ermal Metal, come ha detto la Berti. Allora, intanto dall'altra parte c'è Maria De Filippi. Buonasera Maria, come stai? Buonasera a tutti. Allora, sono qua, che sto facendo? C'è posta per te all'Ariston. Sono con tanti ospiti, ho portato appunto Amadeus. E allora ho portato Giovanni. Giovanni, voglio dedicarti una canzone, voglio sapere se accetti diventare il prossimo. Sì, Maria, scusa Maria, ma tu non sei una cantante, chi la canta sta canzone, Maria? O vuoi appunto diventare il postino di C'è posta per te? Vuoi essere il nuovo postino? Va bene. Il mio amico Gianni Sperti, o Rudy, o Jerry, però appunto io faccio una previsione sul festival, allora sono qui che sto provando la mia C'è posta per te. Secondo me questo festival lo vincerà un certo Andy Bellotti, non so se lo conoscete. Sì, è un mezzo pazzo. Mai sentito in vita mia, è un pazzo che gira per la strada di Sanremo. Mai. Senti Maria. C'è ne i pari. Albi, ma siamo in collegamento.
vincerà la mia carissima amica Orietta Berti. Orietta è una graditissima ospite, è sempre stata da me. Poi arriverà e vincerà il premio della critica sicuramente la grandissima Gaia mi è piaciuta tantissimo, anche Sandra ieri, e fra poco arriverà Ornella Vanoni che canterà noi. Maria, noi siamo Maria, scusa, poi ci parla. Maria, ci fai rispondere? Maria, noi siamo curiosi, soprattutto io, Giovanni e Francesco, siamo curiosi di vedere la Vanoni stasera, perché è una Si esibirà con Gabbani, esatto, faranno il pezzo che ha scritto Gabbani, esatto, che diciamo è nelle prime classifiche italiane come bel pezzo, devo dire, bellissimo pezzo della Vanoni, e farà accoppiata con Gabbani. Quindi noi siamo ansiosi di vedere proprio la Vanoni, esatto, stasera. Anche io appunto sei ansiosa di vedere la Vanoni, appunto vuoi che la faccia arrivare qua la Vanoni, o vuoi appunto che facciano anche prima di quello che canteranno, dimmi tu. Guarda, facciamo così, tu fammi velocemente un'anteprima e poi nel successivo collegamento che faremo con te, non ci sarà collegamento, no? Allora facciamo arrivare la Vanoni, vediamo. Dai, faccio la Vanoni. La Vanoni dovete appunto, state là, fermi, che arriva Ornella. E dove andate? Free. Ecco, sì, adesso pensavo che arriverà. Arriverà la Vanoni, intanto Albino, no, perché no, sì, la Vanoni, ecco, la Vanoni si sta preparando. Sei ansioso di conoscere tu la Vanoni, Ornella Vanoni? Sì, adesso la conoscerai. Guardala, è lì. Ornella! Ciao, però la cosa importante, ti voglio cantare la canzone che canterò stasera, che si chiama Un sorriso dentro il pianto. Vai, vai. Bella. Vai. Fa così. Io sono tutto l'amore che ho dato, tutto l'amore incondizionato, l'imbarazzo dietro al banco, un sorriso dentro al pianto. E adesso che dovrei pensare per l'ennesima fotografia, se dimmi tu per caso la migliore inquadratura passi. Bravo Ornella, però riposati, perché fra poco sarai sul palco dell'Aristor. Bravo Ornella, bravissima. Vai a prepararti, ciao Ornella. Ciao Andy. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Grazie. Volevo salutarvi, volevo dirvi appunto grazie. Se poi voi aveste bisogno di qualche personaggio, che sono arrivati all'Ariston tanti personaggi femminili veramente, e come dico io, Andy Bellotti non vende sogni ma solide realtà, un Andy al giorno del medico ritorno, quindi seguitemi. Per chi non Andy, ci risentiamo, ci rivediamo l'anno prossimo a Sanremo, speriamo, perché con noi ci vediamo, dicevo, sempre per chi non mi conoscesse tanto, sono io, collaboro con Max Torto, Torino Frassica, Fiorello e chi ne ha più ne metta, quindi veramente seguitemi, perché ne vedrete delle belle, perché Andy vi stupirà. Seguiremo i Andy. Ciao Andy, a presto. Grazie, ciao Andy. Ciao. Allora Albino, grazie, Andy, è arrivato il momento di lasciare il tuo posto al nostro primo ospite. Cioè in realtà ormai di casa, perché c'è coppia. Stato anche sì, io mi alzo. La scorsa sera mi alzo. Tu ti alzi non ce la facciamo. Allora facciamo così. Donatella, devi aiutare per favore. Donatella, devi aiutare Albino, lasciamo. Ecco, avicciaia una carogna ogni sera queste scene. Adesso commenteremo un po' il festival di Sanremo con Matteo Caputo, che ieri sera è stato ospite. Devo dire che ha avuto molti riscontri Matteo. Sì, ma lui già è. Matteo piace anche le donne. Buonasera Matteo, piace anche le donne, abbiamo capito, ma soprattutto alle donne. Però Mary, però l'impressione che tu debba lasciare il posto a Matteo. No, vado io, vieni qua. Vado io. O qualcuno. Vai, stai qua. Perché allora, vieni qua. Vieni il nostro qua. Matteo. Vieni qua con me. È a prova di divano. Ok. Oh. Ah, io ce l'ho vicino stasera, che era tanto tempo guarda, che non lo imponente. Che emozione imponente. Facciamo un po' di cambiamento. Stasera. Quindi sei l'ospite tu stasera. Faccio l'ospite. Perché tu sei veloce. Ma posso chiedere una cosa? Sì. Ma lo slogan di Andy Bellotti. Come? Dove l'ho già sentito?
lo slogan di Andy Bellotto. L'ha fatto Sanremo l'anno scorso. Lo slogan, non vende sogni ma sogni. E sì, era lo slogan di un noto spot pubblicitario. Sì. Non è suo, dico. Tipo un cane, un tipo di cane. È vero che lui ha molte conoscenze, si esibisce sempre a RTL, lo chiamano sempre. L'altro giorno era sui settimanali nazionali. Perché è uno che gli vogliono bene. Sì. Con Fiorello fa tante cose, devo dire che è un ragazzo. Ma... poi al di là, insomma, si diverte. Beh, è un personaggio singolare, ma vorrei commentare un po' con voi, no? Così. Come la Solange, come singolare. Sì, hai ragione. Vorrei commentare un po' questa finale di Sanremo. Cosa ve ne pare di Ibra? Perché sembra che sia più simpatico di Amadeus, a quanto pare. Beh, non è che ci voglia poi molto, effettivamente, negli ultimi anni, però. Oddio, se questa presenza deve essere per forza quella di un calciatore, è un'ottima presenza, perché Ibra comunque è molto affabile, ci sa fare. Ibra è un finto antipatico. Diamo il 6 a Matteo, grazie. È un finto il microfono antipatico. Sei a Matteo. Nel senso, lui passa per quello egocentrico, pieno di sé, ma in realtà... sì. Quando dice certe cose, comunque lo dice in un modo così serio che ti fa ridere. Tu non puoi infatti, provare empatia per questo gigante svedese. Io poi, figurati. Infatti sta facendo la parte... Io sono milanista. Sta facendo non si la parte, vede proprio, guarda. Sta facendo, riprenditi. Sta facendo la parte, diciamo, del direttore di Rai 1 e sfotta sempre ad Amadeus. Comunque Amadeus oggi in un'intervista parliamo di questa seguito su RTL in televisione ha dichiarato che per lui sarà l'ultimo Sanremo. Vero. Però a quanto abbiamo capito sarà l'ultimo Sanremo non tanto per il fatto che non gli piace, perché il suo sogno è sempre condurre Sanremo, organizzare Sanremo, e perché diciamo è stato troppo pressato da parte di Tullio Quinti in un momento così particolare, pandemico, perciò lui ce l'ha messa tutti, e il fatto che non c'è stato il pubblico, lui diceva io sono stato molto penalizzato, però mi sono così stancato che non ho più voglia e non farò più sapere. C'è da sottolineare che non ha parlato solo per lui, ha parlato anche per Fiorello, Fiorello. E non vede l'ora di ritornare ai suoi show televisivi, no? Con il pubblico. Ma soprattutto radiofonici Radiofonici, ai suoi progetti. Quindi ecco, il duo Fiorello Amadeus stasera lascerà il palco dell'Arison. Però succede sempre così, Maria Chiara, dopo due anni c'è il cambio. Ricordi Baglioni? Baglioni, no? Fazio. Fazio, ogni due anni Carlo diciamo Conti. È biologico. Cioè, è giusto sì, fare il cambio dei personaggi. Io non so perché c'è questa tradizione di fare sempre biennale, perché alla fine se un artista avesse modo di intercambiarsi con un anno di pausa, secondo me avrebbe più freschezza. Anche Fiorello, la prova di Fiorello quest'anno è stata un pochino sottotono rispetto all'anno scorso. Questa cosa si verifica da quando? Perché io ricordo dopo l'esalogia di Pippo Baudo, che si è preso 6 anni. Esatto. Però anche i dati Auditel non è che l'hanno premiato quest'anno. No. Esatto. Perché si pensava che c'era più ascolto per il fatto che tutti sono a casa, c'è il lockdown, chiusura, invece no. Ha avuto 10 punti in calo sullo share. Esatto, ma perché, e per la Rai è un danno enorme. Ma perché effettivamente secondo me il pubblico è molto pronto ad avere figure più giovanili davanti allo schermo. Esatto. Veniamo da una tradizione di conduttori iper grandi, centenari. Io mi gioco uno scellino che non ho su Cattelan l'anno prossimo. Cattelan. Sì, perché si è già fatto il nome di Cattelan, è un altro personaggio che ne ho sentito parlare oggi, che potrebbe condurre Sanremo, però secondo me bisogna che si faccia le ossa, ancora è Tommaso di Grande Fratello. Hanno accennato Zorzi? Sì, Zorzi, hanno accennato questo nome oggi, che Zorzi potrebbe essere... Ma fra qualche anno? Quello che ha vinto Grande Fratello. No, loro dicevano anche un altro anno... Perché c'è il personaggio come, dire. Vabbè, sì, un personaggio sicuramente pubblico. Ho capito, non lo conosco. Guarda, ti sono totalmente vicino. Amore, io sono vicino a voi. No, però ho capito, ma io quello che ho sentito oggi. Suppongo non sia. Ah no, ho capito chi è. Suppongo non sia un presentatore. No, secondo me farà da balletto poi, chissà. La tradizione di Sanremo. Lui è un cantante in realtà, se non erro. Tommaso Zorzi, sì, è un musicista. Sì, sì. Ma guarda, la tradizione. Sì, e lo so, però fa anche l'influencer, ma fa anche il cantante, se non erro. Comunque, ci ascoltiamo Renga. Ascoltiamoci Renga. Vabbè.
Ascoltiamo Renga un secondo. Questa è, sembra un po' la colonna sonora di un videogioco all'inizio, mi sa proprio di, no? Fra, Matteo. Sì, del livello acquatico di un videogioco. Esatto, mi sta venendo in mente proprio quello. Qualcuno dice, qualche mala lingua, che Francesco Renga quest'anno sia ingrassato un po'. Ma non è ingrassata neanche la sua voce, però, cioè, ricordo delle performance molto più convincenti, sinceramente. Al di là di questo è stata massacrata la sua canzone. Sì, assolutamente. Perché tutti la paragonano probabilmente ad Angelo, la canzone che vinse tanto tempo fa, quindi Renga viene associato probabilmente a quella canzone di Matteo, secondo sì, te? Sì, assolutamente. Ma non so, per gli addetti ai lavori, per le persone che un pochino se ne... hanno una certa memoria, si ricordano i due Timoria, insomma, comunque un personaggio che ha fatto la sua gavetta. Comunque la sua gavetta è un personaggio importante. Importante della musica. Poi l'ispirazione passa a tutti prima o poi, no? Certo. Comunque, quello che stavo dicendo prima, il Grande Fratello è una fucina di nuovi talenti, infatti sì, Rocco Casalino è arrivato addirittura è una fucina però, di ecco però io ti correggo, è una fucina di nuovi sentiamo su Rocco Casalino se è la stessa cosa che ho detto su Rocco Casalino, che io avevo la vostra stessa opinione, devo essere sincero, non bisogna essere ipocrita, devo dire che lui l'altra volta ha spiegato benissimo, io seguo le radio RTL, dove mi piace sentire la mattina presto mentre mi faccio la barba, insomma mentre sono in bagno, e Rocco Casalino mi ha detto: ma perché mi devono sempre etichettare come Rosolino del Grande Fratello? Io sono laureato con 110 lodi, ho fatto sempre politica, mi piace fare politica, sono gay, dichiarato, cioè perché mi dovete sempre attaccare che vengo dal Grande Fratello, sembra che il Grande Fratello ci sono gli ignoranti degli ignoranti. No, al Grande Fratello ci sono dei ragazzi che hanno studiato, che hanno fatto l'università, si sono laureati. È stata un'esperienza che io rifarei e devo ringraziare il Grande Fratello che sono stato, mi ha dato una mano ad essere quello che sono. Lui addirittura ha detto perciò, che rifarebbe il Grande quando Fratello si dice Grande se Fratello, poi... che Grande comunque, Fratello però Giovanni, chiunque però potrebbe vero, andare al Grande Fratello. Però anche è vero che penso negli che, anni... Scusa, se ti chiamano a te o a lui, a Francesco... No. Francesco, però, se ti dovessero chiamare... Ma non dire cazzate. Se no, ti dovesse ma stai scherzando dei personaggi grandi che hanno rifiutato di andare ma grandi ah, i concorrenti ma se vengono pagati anni, a uno sì, come sì. me a uno sì, come sì, 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 allora a uno sì. come lui sì, sì, sì. ma chiunque dimmi che cosa mi ha spiegato Mario che saluto ciao no è forte Mario è forte Mario che è sulla telecamera e guarda la partita nello stesso tempo sì infatti è proprio gobbo fino al midollo. Non sapevo che ingenuamente i concorrenti, anche non i VIP, io dico i concorrenti tipo così, però, vengono pagati. Francesco, no, certo che però vengono scusa, pagati, anche possiamo allora, dire sì, anche certo. una cosa, che negli ultimi sì, allora anni sì. al Grande Fratello, fra al Grande Fratello VIP soprattutto, no? Non è che abbiamo avuto i grandi big, sono stati big un po' riesumati dal tempo, certo. no? Per esempio un Fausto Leali non si vedeva da tanto tempo, magari sulle scene l'hanno riportato lì. A proposito di Stefano Orlando, Stefano Orlando Stefano ha fatto la sua parte. È chiaro che è gente però era gente che è durata fino a un certo tempo, esatto. E questo obiettivamente sì. dalla propria popolarità. Poi, per quanto riguarda i guadagni, no? A Grande Fratello, chi ha vinto i 100.000 euro, chiedo scusa, quelli che sono arrivati in finale avranno preso quasi uguale 100.000 euro, perché vengono pagate a serate. Certo. Perciò tu fai 20 serate, 20 giorni, 30 giorni, tu vieni pagato per quei 30 giorni, se poi rimani fino alla fine vieni pagato per tutti i 5 mesi. E non è che prendono bruscolini. Prendo dei bei soldi, perciò certo. io ci andrei, non so tu. Certo. Sì, ma io sono una meretrice, ci vado poi tu. Per io immagino ad Albino il Grande Fratello. Allora, lui Albino. Potrebbe un essere sogno, un personaggio più da Grande sogno. Fratello, obiettivamente. Chi? Albino potrebbe Albino essere potrebbe un personaggio essere. Wow. Però dovrebbe andare pure la moglie, perché lui lo sai che viaggia sempre con la moglie. Ma non ti preoccupare che poi lì, insomma... Più controllato del Grande Fratello non sarebbe mai. Sì, certo. Penso che la moglie però lo quello dovrebbe... di Orwell, quello di Orwell. Quello di Orwell. Vabbè, senti, allora vabbè, torniamo... comunque
chiudiamo la, la parentesi di Grande Fratello. Ha fatto serate che ha fatto più ascolti di Sanremo. Sì, sì, certamente, ma perché racchiude una fetta di pubblico, di share abbastanza importante. Però c'è da dire anche che effettivamente il pubblico sanremese, come vorrei una battuta lampo da Matteo, perché poi andiamo in pubblicità, che il pubblico sanremese contava moltissimo anche per i fischi, solo per i fischi che dava da alcune posizioni in classifica. Ti ricordi l'orchestra che ha buttato gli spartiti? L'orchestra che buttava, cioè, quello che si vuole suicidare. Ecco, io credo che l'orchestra anche quest'anno avrà avuto, sarà stato contrariato sulla posizione magari in classifica di qualche cantante, ma non fomentato dal pubblico sanremese, ma probabilmente no, neanche ha detto vabbè, lasciamo stare, non protestiamo. Certo, ma anche, però questo fa scena, no? Questa sì, è ma la scena, infatti spezziamo una lancia a favore anche di Amedeus e di Fiorello, che non hanno ricevuto un riscontro, esatto. Anche la battuta, hai un silenzio praticamente. C'è uno che gratuito, fa il comico, vuole la battuta, la risata, l'applauso, ragione esatto, lui. Quindi, sì, diciamo un fomentarsi sempre crescendo. Esatto. Perché per il comico tu non ti rendi conto se è piaciuta la battuta, ti rendi conto se hai il pubblico davanti, ma per un comico fare una battuta senza pubblico, insomma, bisogna avere un buon fegato, buona costanza. Poi alla fine Fiorello e Amedeo sono meritati, diciamo. No, no, sono solo meritati. Io dico, chiunque mettevi là senza pubblico non era assolutamente sì. Parliamo dopo. Aspettate un attimo, Matteo. No, volevo solo dire che secondo me gli artisti, lo stesso Baglioni, tutti quelli che fanno i biennali, avrebbero avuto molto più respiro se avessero pausato un anno e poi avrebbero ricominciato in un altro momento. Su questo hai ragione, soprattutto Baglioni alla fine era arrivato proprio, non ce la faceva più. Sì, sì. Comunque, intanto noi chiudiamo questa prima parte, ce ne sarà una seconda dopo la pubblicità. A tra poco.